Seconda parte di Spunti di Vista, come abbiamo annunciato al momento dei saluti con Alessandro Polcri, ho ufficializzato la presenza nei nostri studi di Anna Maria Nocentini, che però è meglio conosciuta col nome del marito, Anna Lapidi, perché è la più nota commerciante di Arezzo, presidente di Confcommercio e da poco nominata vicepresidente vicario della Camera di Commercio. Benvenuta Anna. Ben trovato. Intanto, per ricollegarsi all'argomento delicatissimo che abbiamo affrontato nell'intervento precedente, proprio nei giorni scorsi, dopo il disastro legato al sequestro, Confcommercio è uscita con parole nette in una nota ispirata dal direttore generale della Toscana Franco Marinoni, ma sicuramente avallata anche da lei, che non bisognava dimenticare i commercianti e tutti gli operatori del settore colpiti da questo provvedimento, magari con un'agevolazione fiscale, proprio perché i danni sono incalcolabili. I danni sono incalcolabili, il nostro dovere è stare dalla parte degli imprenditori e tutti sappiamo benissimo che la logistica e la viabilità è al primo punto dell'attività dei nostri imprenditori. C'è un problema in questo momento che riguarda la viabilità e l'urbanistica a livello regionale molto importante e noi abbiamo il dovere di stare al fianco e di appellarci a tutti coloro che cercano di risolvere attivamente, lavorando fattivamente per questo problema. Tra l'altro il tema delle infrastrutture la tocca anche nel suo ruolo di vicepresidente vicario della Camera di Commercio, perché è un tema portante dell'associazione dove da poco lei è entrata nella stanza dei bottoni. Arezzo ha, non dico ha perso troppo tempo, però ancora aspetta delle risposte certe. Non c'è dubbio che la questione dei 45 stia moltiplicando le criticità. Ma è innegabile che le infrastrutture sono un problema svincolante, importante e basilare per la Camera di Commercio, che è la casa delle imprese, e le imprese hanno bisogno delle infrastrutture per crescere, perché sennò si ritorna all'età della pietra. È inaudito la strada chiusa, sequestrata, è una cosa di un fatto gravissimo, e le imprese chiedono assolutamente sostegno, sgravi, ma chiedono più che altro la tempestività della riapertura. Ecco, qualcuno può pensare i soliti piagnoni, io invece faccio solo un semplice esempio. Pensate ad un'azienda che deve trasferire le proprie merci, aveva il collegamento diretto, faccio un esempio banalissimo, con il porto più vicino, che è quello di Ravenna. Bene, ora per raggiungere Ravenna bisogna fare tutta un'altra direzione, con un aumento minimo dei costi di trasporto di almeno il 30-40%. Se non è un compito difficoltoso questo, cosa ci deve essere? I costi moltiplicano, il tempo moltiplica, il tempo è denaro, ma anche il raggiungere. Delle volte non poter raggiungere una zona vuol dire abbandonare l'idea, vuol dire non cogliere l'attimo, vuol dire perdere l'affare. E quindi è sicuramente importantissimo, e sono di nuovo a chiedere tempestivamente, oltre alle agevolazioni per le imprese, un tempestivo scioglimento del nodo in questione. Senta, di questo problema come lo avete affrontato nella nuova Camera di Commercio, che non dimentichiamo non è più la Camera di Commercio di Arezzo, ma bensì di Arezzo e Siena, con un nuovo presidente, Massimo Guasconi, che spero presto possa venire nel nostro salotto. È un tema delicato perché la chiusura delle 45 non interessa solo una semplice zona, lo abbiamo detto anche prima, ma di riflesso tutto il territorio provinciale. Un'altra vallata che indirettamente ne ha delle conseguenze negative è proprio il Casentino, se non altro perché il Casentino è più isolato, i mandrioli nella parte romagnola sono completamente abbandonati, e questa mattina per esempio ero a fare un servizio a Laverna per un incontro sui cammini di Francesco. Bene, il padre guardiano mi ha detto: siamo nelle mani della provvidenza, proprio perché le possibilità di approccio con il santuario adesso dalla parte del nord Italia sono adesso più difficili, e quindi ci auguriamo, ha detto, che la provvidenza ci dia una mano. Sì, qui ci vuole le mani della provvidenza e le mani del Signore. È chiaro che ha ripercussioni in tutta la provincia. È chiaro che alcuni posti magici, perché sono posti magici, vero,
che toccano il nostro cuore sono sempre stati più difficili da raggiungere ed è chiaro anche che in questo momento sono ancora più difficili. Come lo affrontiamo in Camera di Commercio? Devo dire che avremo una giunta il 30, sarà una giunta dove affronteremo anche questo argomento. Il 30, se non vado errato, però avete anche un altro importante appuntamento oppure è stato posticipato? No, il 30 discuteremo del problema in questione, del problema importante che è appunto quello di Arezzo Fiere. Ecco, su Arezzo Fiere però di fatto è stato chiarito il quadro nelle ultime ore oppure ancora no, dobbiamo saperne di più? No, il quadro non è stato chiarito, il quadro è allo studio, è una quella della proposta irreversibile di acquisto è una, l'ho già detto altre volte, è un fatto irreversibile, la vendita dell'azienda, non dello stabile, ma delle attività di Arezzo Fiera, delle mostre, quindi Orafe in particolare, è un fatto irreversibile. Abbiamo ricevuto il contratto con gli allegati una decina di giorni fa, forse meno, e allo studio. Con IEG, ecco, ricordiamo, sì, perché non tutti possono aver seguito questa vicenda, sì, che ha conosciuto punte polemiche. La proposta irreversibile di acquisto, che è un contratto con degli allegati che lo abbiamo ricevuto 10 giorni fa, è allo studio dei commercialisti perché è pieno di postille, è pieno di cavilli, è pieno di notule, quello che abbiamo chiesto è tempo. Abbiamo chiesto tempo perché per prendere una decisione di questo tipo dobbiamo avere ben chiaro il quadro. La reazione dei riminesi qual è stata? No, i riminesi ci hanno dato tempo, hanno capito, è stato ben disposto. A questo punto sono i soci che devono interloquire con Rimini, con gli Eghe, sono i soci che devono decidere. Naturalmente, essendo la Camera di Commercio la casa delle imprese, si deve confrontare con i suoi addetti, con le imprese, con gli orafi, con il mondo anche alberghiero, con il mondo dei pubblici esercizi, capire quali sono il sentiment e poi quando si sarà avvalsa di tutto il supporto tecnico, di tutti i quadri che si possono, perché non è poi così semplice, a noi rimarrebbe uno scatolone che comunque dovrà in qualche modo essere ammortizzato, non è così semplice, ma può darsi anche che sia l'unica soluzione. Non abbiamo ancora le idee chiare. Non c'è dubbio, Anna, che Arezzo Fiere è uno strumento importante per il mondo economico aretino, è uno strumento che va salvaguardato, incentivato e potenziato. A questo punto, ecco, la domanda di fondo è: la carta IEG è la carta decisiva per poterlo salvare, considerando che questo ritrovato ottimismo e dinamismo che hanno avuto gli enti pubblici negli ultimi mesi, io vorrei sottolineare un aspetto che finora la parte pubblica ha fatto un po' lo spettatore più o meno interessato, considerando che non ha mai ricapitalizzato. Gli unici enti che hanno ricapitalizzato sono stati la Regione da una parte e l'ente dove adesso lei ha un posto di comando importantissimo. Noi abbiamo sempre sottoscritto, per quanto riguarda la Camera di Commercio ci abbiamo creduto proprio per questo, ma non solo per la ricapitalizzazione. Abbiamo continuato finché è potuto, finché lo ha concesso i termini di legge, perché in un'azienda in perdita un ente pubblico non, certo, può più investire. Abbiamo sempre investito, abbiamo sponsorizzato eventi, abbiamo in qualsiasi maniera. Quando il direttore generale, il segretario generale mi dice la cifra che abbiamo speso negli anni in questa azienda, veramente mi viene il capogiro, quindi proprio per questo abbiamo il dovere di ponderare bene. Sono atti irreversibili, no? E mettono sicuramente paura. Quello che magari ha dato un po' fastidio è il metodo. Nel periodo delle vacanze, 2 giorni prima, indire con una proposta irreversibile, comunque abbiamo superato anche quello, adesso stiamo al lavoro, non io perché non è questo il mio mestiere, ma qui sono
diversi commercialisti e professionisti che stanno valutando. Comunque, ecco, entro la giovedì prossimo avremo un quadro più certo per quanto riguarda sia la scelta che anche il nuovo management, perché a questo punto le categorie si sono espresse su un rinnovamento anche di chi dovrà gestire della governance dell'ente. Ma io ho sentito, me lo ha riportato il mio presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, ho sentito che i soci, tutti i soci, sono disposti ad investire, a ricapitalizzare, ma anche a trovare una soluzione di uscita, di vendita. Sono dispostissimi purché abbiamo un progetto, abbiamo un nuovo piano industriale che possa sinceramente e concretamente pensare al futuro del nostro territorio. Una cosa è certa, le due aziende, le due mostre Orafa, in particolare una, perché è una che è straordinaria, che funziona e che dà vita, che dà lustro, che dà vita da tanti anni al nostro territorio, devono rimanere nella nostra città. Il nostro brand deve rimanere nella nostra città. E sicuramente, visto che la convegnistica sarà la carta che dovrete giocare, sarà importante anche poter recuperare il forum Risk Management. Certo, la convegnistica ce l'aveva promessa già nel primo contratto, del quale ancora non abbiamo gli allegati, nel primo contratto IEG. Mostrati IEG. E quindi, dato che Rimini è il primo polo nazionale per la convegnistica, avevamo comunque in qualche modo pattuito che alcuni convegni, perché è interessante il nostro Arezzo Fiere per la convegnistica, il centro della città, la città è accogliente. Certo, soprattutto che, anche la stessa collocazione di Arezzo nella penisola favorisce. Certo, quindi la convegnistica a tutti i livelli è sicuramente una branchia, visto la formazione, visto la convegnistica, l'importanza, l'impatto grande che ha nell'economia mondiale, direi, non solo nazionale, è sicuramente una carta da sfruttare. Magari il Forum Risk Management tornasse ad Arezzo. Io per prima, che rappresento gli albergatori, so bene quanto abbiamo sofferto e sarebbe un grande orgoglio di poter consegnare questo. Senta, abbiamo poco più di un minuto prima dei saluti, faccio la domanda al presidente di Confcommercio. Voi avete puntato molto sulla carta del turismo, qualcosa sta cambiando e non c'è dubbio che Arezzo abbia vissuto un 2018 importante su questo fronte. Sì, devo dire che noi abbiamo avuto ieri l'altra sera una assemblea partecipatissima. Sono venuti il Destination Manager e Marcello Comanducci a presentare il loro progetto. Devo dire che Katiuscia Fei, che è il vice direttore che mi assistiva nel coordinare, è entrata nella fondazione con un ruolo importante, e mi ha detto alla fine dell'assemblea: Anna, è stata la più bella assemblea alla quale io abbia in 25 anni di attività partecipato, perché erano felici, contenti, propositivi. I commercianti tra di sé dicevano: dobbiamo smettere di dire nord, di dire sud, di dire una parte, dobbiamo cercare di costruire un brand e di vendere la nostra splendida città. Quindi lo spirito nostro è propositivo, ci riconoscono i nostri associati lo sforzo grandissimo che abbiamo fatto, la città del Natale e tutto quello, i bambini e tutto, e anche l'attenzione ai bambini è stata una carta vincente. E allora, con queste parole importanti di Anna Maria Nocentini e non Anna Rapini, e qui c'è sempre una vecchia disputa. Una disputa che ti ha sempre affascinato. No, assolutamente no, però è il gioco delle parti. Diciamo che su questo tema interessante, che magari potremo riapprofondire in dei prossimi nostri appuntamenti, si conclude qui la puntata di Spunti di Vista. Abbiamo toccato il tema delicato del momento. Ci auguriamo che possa arrivare presto una soluzione. Io ringrazio Anna Rapini, io ringrazio come voi, ringrazio ciao. Alessandro Polcri, con Spunti di Vista. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie.